Tutto io direi il motivo dell'incontro può essere di dirci che sarebbe opportuno programmare per il 2016 in tempi brevi, e io questo lo vorrei fare, un ciclo, comunque un insieme di incontri di letture sull'innovazione. Se noi partiamo dal livello più basso dell'informazione a livello cittadino, facciamo incontri di tanti generi, esiste, è stato creato e deve partire un circolo del design, ad esempio, ve l'avevo detto, ma con centro di gravità sull'innovazione non ci sono iniziative aperte. Sarebbe interessante fare un ciclo di letture, che vuol dire, poi lo cerchiamo di panare insieme alla tassa, e potremmo lì incominciare con una certa cadenza a trovarci. Letture sull'innovazione, che cosa potrebbe Cosa voler vogliamo dire? dire? Prima di tutto bisogna innovare in termini lettura, se vogliamo fare lettura dell'innovazione. Cioè la classe lettura nasce anche nella cultura anglosassone come lezione o seminario. Da noi è qualcuno che si rivolge a un altro leggendo un testo. Secondo me noi dovremmo invece usare i testi in modo più testi in ogni lettura per aprirli alla integrazione o alla comprensione reciproca di testi. Quindi quanto più spaziamo in ogni lettura che facciamo, tante più idee cerchiamo di raccogliere anche in contrasto fra di loro. Mi è capitato proprio adesso di leggere un articolo che è lontanissimo da tutto questo sulle scienze, l'origine dell'Homo sapiens. Pare che la versione più accreditata oggi su questa origine, non tanto in senso genetico, ma di evoluzione storica, sia la capacità rispetto agli altri ominidi dell'Homo sapiens di coltivare insieme, chiamolo così, due virtù. L'una, che era quella di aggregarsi in piccoli, diciamo, in piccoli aggregati sociali, 25-30 persone, tra i quali c'era un forte spirito di coesione e aiuto, solidarietà, non basata su legami solo familiari, e una forte competitività verso gli altri gruppi all'esterno. Quando l'Homo sapiens ha realizzato lo strumento della vittoria, che è stato la lancia, lo strumento di lancia, la pietra acuminata, ha messo lì, come dire, la sua capacità di evoluzione, ha eliminato il Neanderthal, perché siamo noi che l'abbiamo eliminato, ha eliminato un altro tipo di ominide che si chiamava Davisoniano, e ha affermato la sua cultura, noi siamo gli eredi. Questo che cosa ci dice? Che effettivamente la competitività fa parte del nostro DNA, che la solidarietà fa parte del nostro DNA, ma abbiamo bisogno dello strumento e della tecnologia per riuscire a esprimere noi stessi. È tecnologia tutto. L'arte è una tecnologia. Quella bottiglia è una tecnologia. Il sistema di commercializzazione del contenuto attraverso la bottiglia è una tecnologia. Noi siamo dominati, e forse pervasi, dalla cultura della tecnologia dominante che ci ha assegnato strumenti e significati. Il telefonino è uno strumento. Il comportamento connesso al telefonino è un significato e noi ci muoviamo in un universo chiuso. Dobbiamo aprire degli orizzonti in questo sistema universale di strumenti e significati. Le letture vorrebbero essere tentativi di aperture di orizzonti in questo sistema che per noi è chiuso perché non l'abbiamo prodotto. Il promotore di un sistema nella nostra cultura, a partire dalla teologia, chi può cambiare il sistema? Solo chi l'ha generato. Noi dobbiamo metterci in un'ottica di aperture di percorsi o traiettorie
in un sistema non generato da noi. Che cos'è? Che cosa vuol dire innovare? E hai dato una definizione bellissima, molto affascinante, tra l'altro, di cioè conoscere quello che è per sapersi allontanare da ciò che è, e andando verso ciò che non è, conoscendo ciò che è. Sì. E questo pone un grande punto, cioè se innovare vuol dire conoscere, vuol dire averne una consapevolezza che ti permette di allontanarti a fronte del fatto che tu sai e riconoscere che ti stai allontanando da qualcosa, una spirale che si può espandere se è un processo che ha un metodo. Con riferimento a questo esempio e tornando all'uomo primitivo, qual è il passo vincente? L'uomo primitivo è stato perdente tutte le volte che nella ricerca di risorse si è affidato a territori con risorse scarse e non prevedibili. È stato vincente tutte le volte che ha trovato dei territori con risorse dense e prevedibili. Pare che il salto di qualità dell'uomo primitivo sia stato dovuto quando all'inizio delle grandi glaciazioni nell'Africa meridionale, Sudafrica, proprio l'estrema propagine, alcune tribù hanno trovato sulla costa dei ricchissimi banchi di cozze, di mitili, che hanno un potere nutrizionale straordinario. La loro raccolta poteva portare a ora per persona 4.500 calorie. Allora, noi quando è che entriamo in crisi? Quando siamo in un territorio in cui le risorse si fanno scarse e imprevedibili. Come usciamo dalla crisi? Se troviamo un orizzonte di risorse dense e prevedibili. Mi pare semplice come concetto. Tutto ciò che sia come conoscenza che come industria e capacità di produzione dell'uomo diventa semplice, facile e facilmente raggiungibile, si colloca tendenzialmente in un territorio che si sta impoverendo, dove le risorse sono rare e diventano sempre più imprevedibili. La capacità dell'innovazione è anticipare orizzonti di risorse dense e prevedibili per l'immediato futuro. E quindi il tentativo di aprire delle letture, cioè di spacchettare una realtà che sembra tutta chiara e dispiegata, ma che invece è in sé, come dire, terminale, è una realtà terminale quella che noi stiamo vedendo, perché non ci offre più prospettive. Spacchettare una realtà terminale per aprire orizzonti invece di nuovi territori. Questo che le letture vorrebbero poter fare. Ottimo. L'altra volta abbiamo parlato del tema, sì, dell'innovazione, con questa definizione che ho cercato di abbozzare, che sei riuscito a farla, a fiorirla, a ricollegarla, a ricondurla al tema delle letture, fantastico, e poi abbiamo introdotto il tema della creatività, concetto legato a, prima ancora di vedere le relazioni tra l'innovazione e la creatività, una sintesi velocissima della creatività, cosa fosse? La spiegherei in termini collegati al linguaggio. Il linguaggio è caratterizzato da due momenti: un numero finito e determinato di elementi che lo costituiscono, che sono ad esempio le lettere dell'alfabeto o le parole del vocabolario, e una possibilità combinatoria illimitata di questi elementi. Quindi, con un numero finito di elementi, nel linguaggio è possibile costruire una illimitata produzione di significati. Quando noi esauriamo la nostra capacità di costruzione di significati combinatoria degli elementi, abbiamo chiuso l'orizzonte della creatività. L'orizzonte della creatività è riappropriarsi degli strumenti limitati per combinarli nuovamente in modo illimitato. Quindi, di nuovo torniamo all'esaurirsi dei territori anche culturali. Anche la cultura si esaurisce nel tempo come territorio, e la capacità
della creatività e di irrompere fuori da questo territorio portandone delle esperienze, ma salvando il linguaggio che si stava impoverendo perché lo si ripropone in una nuova dimensione. Quindi questo è quanto noi oggi dovremmo fare. Tanti filosofi si sono posti il problema di dire come e perché l'uomo è arrivato a mettersi in rapporto con altri attraverso il linguaggio, o comunque a esprimere, perché creatività è anzitutto espressione, può essere gestuale, verbale, strumentale. E c'è una bellissima definizione di un filosofo americano, Mandorf, che dice che l'uomo ha incominciato prima di tutto a sognare. La capacità onirica è intrinseca alla natura umana. E nel sogno ha vissuto esperienze così contrastanti con la sua realtà fattuale che ha dovuto rompere il muro dell'impossibilità dell'esprimere questa realtà onirica attraverso la creazione del linguaggio come suoni, gestualità e quant'altro. La creatività e questa capacità di portare il sogno nella realtà. Io la metto così nel modo più semplice possibile. È dirompente quando il sogno viene trasferito nella realtà, perché si fa emergere la profondità del nostro essere, della nostra diversità, e la si pone a disposizione degli altri, con cui si cerca di interagire. Se tutti sapessero, c'è una poesia di un poeta tedesco che si chiama Hölderlin, che in sostanza dice: quando l'uomo sogna è un re, quando pensa è un mendicante. Questa doppia dimensione stabilisce la differenza tra creatività e logica ripetitiva, che è esattamente la creatività è l'attualizzare il non ancora. Cerchiamo di... Sappiamo che Michelangelo intendeva che l'opera, la scultura, era già contenuta nel blocco grezzo di marmo. Quindi il non ancora per lui era già attuale, avendo il blocco era lì, il non ancora c'era già, si trattava di asportare della materia. A un certo punto scolpisce il Mosè e, asportando materia, trasforma il non ancora in un qui ed ora e ottiene l'opera d'arte. Però ne è profondamente insoddisfatto. Non, ciò che lui ha ottenuto non risponde all'idea estetica che aveva. Applicando una particolare torsione all'immagine del Mosè, riesce a rimodellarlo e a farne. Allora, qual è il processo? È chiaro che noi abbiamo la visione creativa di ciò che è il non ancora e cerchiamo di realizzarlo, ma abbiamo e dobbiamo avere una capacità continua di ricreazione nell'intervento innovativo sulla realtà per riadeguare costantemente. Il non ancora è un perenne orizzonte che si muove, verso cui noi tendiamo per rimodellare ciò che stiamo facendo. Crediamo che quanto ci circonda sia comunque già il contenitore di ciò che noi vogliamo fare. Esiste già, lo dobbiamo solo estrarre, e nell'estrarlo dobbiamo via via riadeguarlo all'universo che ci sta intorno. Il tema è il come fare a fare ciò, perché non, in un certo senso chi dà per scontato, almeno io dopo scontato, che tutti hanno gli ingredienti che aveva Michelangelo, Leonardo, tutti questi grandi inventori, ma com'è che non tutti riescono a... Se noi vediamo la storia degli artisti, degli inventori, e per esemplificazione la riduciamo sempre, è solo un'esemplificazione, al piano del linguaggio che loro hanno utilizzato, spesso ci viene da dire che hanno usato un linguaggio che precorreva i tempi e che poi solo dopo molti anni è stato capito e condiviso. Questo ci fa dire che un tema fondamentale della creatività e dell'innovazione è quello della condivisione del linguaggio che via via si costruisce per procedere. Quindi è un anticipare, ma poi riuscire anche a farlo comprendere, condividere, accettare.
Quindi è un anticipare che non deve mai tradursi in un mettere le cose a posteriori, cioè credo di anticipare ma mi servo degli strumenti del passato, non si costruisce il futuro con gli strumenti del passato. Questo è il nodo drammatico. Allora, apprestare strumenti per il futuro che non sono però ancora coerenti con il presente, con la società, diventa sbagliato perché non riesce a trovare un piano di condivisione. È l'equilibrio tra la proposta di futuro e di strumenti adeguati e la tua capacità di comunicazione verso l'esistente, verso il passato quindi, che fa un presente innovativo. Ecco perché dicevo, ad esempio, bisogna mettersi sul piano della comunicazione. La comunicazione è il livello strategico per operare innovazione. Mi aveva colpito la professoressa Turri alla sala, scusami, se l'avevo fatto quando c'era l'esame di comunicazione, mi sembra sia forse quello il titolo proprio, dove per definizione di cos'è la comunicazione si parlava di mediazione e di contrattazione di significati condivisi, in cui io per comunicare con te devo riuscire a capire quali sono i significati condivisi che mi permettono di poter gestire una contrattazione di significato, tale per cui, in base alla mia credibilità, a ciò che l'altro crede possa essere fattibile o meno di ciò che io sto dicendo, allora stiamo mediando un significato che può essere capito, compreso, comunicato oppure no. Quindi tutto questo tema porta... Però vedi, questo è un tema che definisce una scatola chiusa, in questo senso, se noi prendiamo la scienza che cosa ha fatto la scienza moderna? Cosa intendi per scatola chiusa? Te lo sto per dire con l'esempio. Se prendiamo la scienza moderna, quella che ha fatto il salto in avanti con Galileo, che cosa ha scelto di fare? Di costruire un metalinguaggio condiviso da tutti gli scienziati per definizione la matematica. E ha stabilito un assioma generale, metodologico. Se io esprimo in termini matematici verificabili una teoria e matematicamente la verifico, vedi Einstein, vuol dire che poi sarà verificabile anche empiricamente e sarà condivisa dalla comunità scientifica. Questa è una scatola chiusa dal metalinguaggio costruito e definito a priori. Allora, se noi dovremmo pensare di poter costruire un metalinguaggio dell'innovazione, che però non esiste, proprio perché l'innovazione non si fa chiudere in un metalinguaggio costruito a priori. Che vuol dire? Adesso parlo della lettura, ma credo anche dei fondi. Io metterei in gioco il nostro orizzonte è sempre l'innovazione. Assolutamente. Metterei in gioco due concetti che sono esecuzione e decisione. Quando io leggo, faccio una lettura, svolgo un compito esecutivo. L'autore mi racconta e io lo seguo. Ma io posso anche decidere, uso la decisione, a un certo punto del suo racconto di interromperlo, di saltare pagina, di cambiare autore. Quindi anche in una lettura che è l'ordine più esecutivo che io posso svolgere, posso metterci dentro la decisione. La decisione è la cesura, il salto di qualità, è l'espressione della soggettività. Se io partecipo a un fondo e ho una visione dinamica di questo fondo, ho una visione esecutiva inizialmente, entro nel fondo attribuendo un mio capitale, il fondo inizia ad operare, ma via via il fondo potrebbe chiamarmi a operare delle decisioni. Noi come fondo in questo momento siamo un bivio. Chi ci segue in quella strategia di investimento partecipa a una componente di rischio ulteriore che può significare questo e quest'altro. Chi vuole stare alle condizioni iniziali o vuole ritirarsi, libero di farlo. Non possiamo più pensare, specialmente in un fondo per l'innovazione, a una presenza passiva ed esecutiva di chi conferisce il capitale.
chi conferisce il capitale deve essere corresponsabile delle decisioni che via via si assumono in vista di raggiungere un obiettivo, con quanto ne consegue in termini di rischio. L'innovazione è discriminata da questo. L'innovazione sta solo nel verbo, nell'uso dei verbi che esprimono azione. Quando si arriva al prodotto, l'innovazione è finita, non esiste più. Quando parliamo di cambiare, dobbiamo esprimere tutto in forma verbale, perché il prodotto del cambiare non c'è ancora, quindi non ci sono i sostantivi che rappresentano ciò che abbiamo cambiato. Non so se rendo quindi si deve, cioè, innovare vuol dire innovare un processo che si porta al prodotto innovativo. Esattamente. Noi dobbiamo al massimo investire su un nuovo processo che crea prodotti, non investire sui prodotti. Investire sui prodotti, che siano prodotti finanziari, derivati, cartolarizzati o prodotti di startup specifiche, e fallimentare sempre. E ciò si vuole comunque intervenire dall'esterno in questo processo del cambiare tutto per cambiare niente, perché è un processo gestito dall'alto e noi siamo esterni. Bisogna creare una situazione di stato d'eccezione. Lì si crea una rottura momentanea che poi si ricomporrà probabilmente se nessuno interviene immediatamente, in cui si interviene con la decisione, con la capacità di dire no, in questo stato di eccezione cambiamo qualcosa. Allora, è così l'assetto mondiale della finanza, della politica e dell'economia, ma nel momento in cui è l'innovazione è esattamente creare stati di eccezione alla regola del sempre uguale, nel momento in cui si realizza uno stato di eccezione, essere pronti per una decisione che cambia. Diciamo, ampliamo il discorso molto rapidamente. Quando parliamo, usiamo il termine innovazione, entriamo in un campo della cultura e dell'economia che in effetti fa riferimento a tre aree distinte o a tre momenti del processo che porta poi come conclusione all'innovazione, e che sono la creatività, che è un momento totalmente intellettuale, astratto, l'invenzione, che è il momento conseguente alla creatività e che è la trasformazione in un linguaggio tecnologico dell'idea astratta trasformativa, e l'innovazione, che è il processo di messa in opera nel mercato dell'invenzione. Quindi sono tre fasi tra loro concatenate ma distinte: creazione, invenzione e innovazione. Creazione, invenzione e innovazione. Siccome il processo dell'invenzione ha un riconoscimento giuridico in tutti gli ordinamenti dei paesi evoluti del mondo attraverso il concetto del monopolio, chi inventa qualcosa di nuovo che ha un'utilità sociale può diventare, se lo richiede, titolare di un monopolio di durata limitata nel tempo, normalmente 20 anni, sul mercato o sui mercati per cui fa richiesta, e monopolio vuol dire eccezione alla regola generale della libera concorrenza. Quindi lo Stato, per dare questo premio, pone dei criteri di valutazione che esso stesso Stato verifica. I criteri di valutazione sono di tre livelli. L'invenzione, per essere riconosciuta come brevetto e quindi monopolio, deve essere nuova, cioè non identica a qualcosa che già preesisteva alla sua presentazione. Deve essere innovativa o creativa, cioè non essere ovvia per i tecnici del campo, e ad avere applicazione industriale, così da dare un beneficio materiale nell'ambito della produzione umana intesa nel senso più ampio. Novità, originalità e industrialità sono questi i tre requisiti
soddisfatti i quali lo Stato conferisce all'idea inventiva il monopolio, al titolare dell'idea inventiva, il monopolio per lo sfruttamento ventennale dell'idea sui mercati per cui lui richiederà la protezione. Ovviamente il passaggio poi dall'invenzione all'innovazione richiede un intervento di uomini, di mezzi e di idee molto complesso, perché significa organizzare lì il processo che permetterà di sfruttare nella società quell'intuizione che era partita come idea creativa della singola persona. Questo è l'anello che tiene insieme i tre piani: creatività, invenzione, innovazione. Novità, originalità, industrialità? Sta nel piano dell'invenzione e sono i tre criteri che vanno soddisfatti perché lo Stato riconosca il diritto di monopolio all'inventore. Per quell'inventore che porta nella collettività qualcosa che non esisteva come idea, e questa idea soddisfa questi tre requisiti: di essere nuova, originale e di avere applicazione industriale. Ma è rinnovabile, quindi? Non rinnovabile. 20 anni non rinnovabili, entro i quali tu puoi impedire a chiunque altro di attuare, mettere sul mercato e sfruttare la tua idea brevettata. Invece fosse per processo innovativo la logica inversa, tale per cui io registro un brevetto e lo metto open common, lo registro perché nessun altro lo possa registrare mettendolo privato. Esattamente. È il concetto dell'open source: io posso o registrare o semplicemente divulgare, perché nel momento in cui un'invenzione viene divulgata senza essere stata registrata diventa immediatamente di dominio pubblico e nessuno la può registrare a suo nome e la può più monopolizzare. Ci sono aziende come ad esempio Tesla che brevettano e mettono immediatamente in open source tutto quanto loro brevettano. L'IBM, ad esempio, una parte la mette a disposizione e una parte la tiene riservata. Sono politiche diverse. Certo. Quindi l'atto creativo proviene dalla singola persona. Se l'atto creativo rispetta i criteri di novità, originalità, industrialità, diventa riconosciuto un monopolio, come un'innovazione, e quindi al premio. Se si fa lo sforzo organizzativo di processo, allora diventa un'innovazione. Un'innovazione che esiste sul mercato e si trasforma in un prodotto, più delle cose. Questo è il percorso. Nel nostro ordinamento, quello europeo, è brevettabile come invenzione la nuova soluzione di un problema tecnico. Questa parola tecnico rende non brevettabili tutti, ad esempio, i processi che attengono a ambiti della finanza, dell'economia, della conoscenza, della letteratura in generale, che rientrano solo nel diritto d'autore. Negli Stati Uniti d'America è brevettabile come invenzione la nuova soluzione di un problema, senza la parola tecnico. Quindi, se io risolvo un problema finanziario, un problema di marketing attraverso tecnologie, ovviamente perché il criterio dell'industrialità rimane sempre, posso ottenere un valido brevetto. Se io invento un nuovo modo di vendere Amazon, un nuovo modo di presentare l'informazione, Stati Uniti d'America posso brevettare, qui non posso brevettare. Il copyright ha una tutela che dura 70 anni dopo la morte dell'autore, ma è molto più lungo. Di musica, sì, un libro. Sì. Esattamente. Scrivo un programma per calcolatore elettronico in un linguaggio, però il copyright tutela non l'idea, il contenuto, la sostanza, tutela solo la forma. Se io riscrivo I Promessi Sposi o un romanzo più recente e ne cambio totalmente la forma e riproduco nella sostanza la trama, sono libero di farlo, perché tutela solo la forma in cui è espresso. Immaginiamo, pensiamo quante crocifissioni sono state rappresentate da pittori o scultori. Ognuno era libero di rappresentarla nella sua forma espressiva, purché non ricalcasse la forma espressiva. Quindi una tutela molto più lunga, ma molto più debole. Perfetto. Il discorso del... Ok, dai. Mario parte con il tema delle letture. Che si inserisce nel contesto della travolta, cioè dei quattro temi.
degli hashtag innovazione, creatività, felicità, best practice, che a loro volta si inseriscono in un metacapitolo più ampio, sì, del, da un lato la crisi, sì, quindi scarse e imprevedibili, e dall'altra il modo innovativo, cioè storia, la storia prevede l'infelicità dell'innovatore per innovare, sì, tutto il filone del tema e così via. Questi due macro filoni ci portano poi a un tema che l'altra volta non siamo riusciti ad abbozzare ma non ad affrontare, che è, come dire, l'antagonismo tra l'innovatore felice o l'innovatore non infelice a livello storico, sì, e qui potrebbe essere anche una bella sfida innovativa riuscire a delineare l'identikit dell'innovatore felice a livello, sì, storico, non c'è mai stata questa cosa, e col contributo di una ristrutturazione dei periodi di PNL anziché di legge dell'attrazione, anziché di i quattro accordi, Napoleon Hill, si possono sicuramente fare dei passi avanti in questo tema qua. E ancora prima, il macro cappello di tutto ciò è, oltre a chi siamo, perché siamo, cosa vogliamo fare da grandi, è, ci semplifichiamo, ci siamo trovati qua perché abbiamo detto vogliamo creare la scuola dell'innovazione, ecco, andiamo avanti, innovazione felice, quindi happiness, felicità, innovation, innovazione, school.